Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Tutti noi nella vita abbiamo un ideale da raggiungere, un traguardo, uno scopo, no? E non sempre riusciamo a raggiungere quello che ci piacerebbe, ma anche se uno riuscisse a realizzare lo scopo, il successo che desidera nella vita, dobbiamo domandarci: ma quanto dura? Quanto tempo io avrò quella situazione in cui mi trovo bene, mi trovo comodo? Sappiamo che le cose umane hanno un termine, ma ci sarà una situazione in cui potremmo dire: ecco, adesso sono a posto per sempre, adesso sono contento per sempre, durerà sempre questa situazione bella in cui mi trovo. Ecco, questo c'è soltanto nella vita eterna e questo ce lo può garantire solo Gesù. Il Vangelo di oggi ci presenta più o meno questo messaggio. Gesù ci farà vedere quello che sarà dopo, la situazione definitiva di bellezza, di gloria e quella gioia grande che accompagna la situazione. Non c'è solo Gesù che si presenta trasfigurato, ci sono gli apostoli che provano una gioia grande, piccolo anticipo del paradiso. E il Signore in un certo senso ci dice: ecco, io arriverò là e dove arrivo io siete invitati a venire anche voi, anche per voi c'è questa possibilità, ve la offro io, no? Ma come si fa per arrivare lì? Ecco, qui viene l'impegno, no? Ecco, Gesù dice: non parlare fino a quando Gesù non sia risorto dai morti. C'è l'allusione alla croce, alla passione. Per arrivare là bisogna passare attraverso la croce. E Gesù ce l'ha detto chiaro e tondo: chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce e mi segua, e dove sarò io sarà anche il mio servo. Se vogliamo arrivare alla situazione definitiva dobbiamo guardare a Lui e farci guidare da Lui. Ascoltatelo, dice la voce dalla nuvola. Per cui nella vita non dobbiamo andare avanti con le nostre idee, dobbiamo sempre mettere come punto di riferimento il Vangelo, l'insegnamento del Signore. Ci sono situazioni in cui il Signore ci chiede un po' tutto, no? Persone che sono chiamate a una vocazione straordinaria, è il Signore che decide anche quello che devono fare. Pensiamo a San Francesco, pensiamo a San Benedetto, queste persone che hanno fatto del bene immenso, hanno ricevuto del Signore dei doni straordinari, però il Signore li ha chiamati a fare quello che diceva Lui. Hanno rinunciato ai loro progetti personali. Capito? Il Signore non chiama tutti quanti noi a fare così.
Signore ci lascia anche scegliere un po' di testa nostra. Vuoi fare una famiglia? Scegliti tu, marito o la moglie. Una professione? Vuoi riuscire a raggiungere un certo risultato nella vita? Benissimo, purché sia buono. Però quando tu hai scelto di vivere in quella situazione, comportati come dice il Vangelo, no? Ama il prossimo come te stesso, sappi perdonare, sappi staccarti dalle cose del mondo, guarda nell'aldilà, cerca di mettere sempre in primo piano l'amore al prossimo e non il tuo interesse personale. Questo vuol dire ascoltare Gesù, riuscire ad arrivare al traguardo definitivo. E ogni tanto dobbiamo pensarcene. Andiamo nella prima lettura. Abramo, questo personaggio straordinario, accetta di spendere tutta la sua vita per il futuro che gli ha chiesto il Signore. Abramo, leggendo la Bibbia, stava bene, era un benestante, aveva greggi, aveva servi, poteva stare a casa sua e godersi la vita. Il Signore gli dice: esci, vai via, perché se tu resti nel tuo paese e tu non riuscirai mai ad avere una religione pura. Era in una città che era pagana, ecco. Per vivere la fede in Dio bisogna sganciarsi da una situazione sbagliata. E Abramo accetta di diventare nomade, accetta per un futuro degli altri, perché lui non ha visto realizzare le promesse che il Signore gli aveva fatto. Ha speso tutta la sua vita per questo impegno che il Signore le aveva chiesto. E sappiamo che da lui poi è nato il popolo ebraico, che aveva una forte identità nazionale, da cui poi è nato Cristo ed è nata la Chiesa e ci siamo venuti fuori anche noi. Se Abramo non avesse avuto questa forza di obbedire a Dio, sarebbe rimasto a casa sua a godersi la vita, non sarebbe successa tutta questa trasformazione, questo percorso di fede che è venuto fino a noi attraverso i secoli. E siamo chiamati anche noi a fare qualcosa come Abramo, anche se non nel senso completo come ha fatto lui, come dicevo prima, farci guidare dal Signore. Non si sbaglia mai, anche se tante volte non riusciamo a capire bene dove il Signore ci vuol portare. Siamo sicuri che se ci facciamo guidare da Dio, il risultato sarà sempre meraviglioso, però ci vuole il sacrificio. Avrete sentito raccontare la storia del pittore Giotto. Io l'ho sentita raccontare quando ero ancora ragazzo alle scuole elementari. Giotto era nato dalle parti di Firenze, nelle zone attorno a Firenze, e da bambino faceva il pastore, il pastorello, custodiva il gregge sulle colline sopra Firenze. Naturalmente per passare il tempo doveva trovare qualcosa da fare. E si era messo a disegnare. Ogni tanto nel terreno emergevano delle rocce, dei grossi sassi, no? Che avevano una superficie un po' liscia. E lui cosa faceva? Prendeva un carboncino, e c'erano dei fuochi spenti in giro con i carboni freddi. Prendeva uno di questi carboncini e pitturava su queste rocce lisce. E disegnava le pecore. Un giorno è passato per il sentiero dove lui stava custodendo le pecore il famoso pittore Cimabue, era uno dei più importanti di quel tempo. Ha guardato il bambino che disegnava, ma perbacco, questo è bravo, disegna bene, ha una buona mano. E gli ha fatto la proposta: vuoi venire con me? Vieni in città, vieni in bottega, ti insegno io a diventare pittore. Giotto ha accettato. Ha smesso di fare il pastore, naturalmente avrà dovuto mettersi d'accordo con i suoi familiari. È entrato in bottega e pian piano è diventato uno dei migliori pittori che siano mai esistiti. Se Giotto avesse detto: ah no, io in città non ci vengo, chiudermi in bottega, io preferisco l'aria pura, voglio essere libero, voglio fare quel che voglio io e non obbedire a un maestro. Se avesse risposto così, sarebbe rimasto nessuno. Invece lui si è fidato, ha accettato, e quello lì è stato per lui la sua fortuna, il suo successo. No? E possiamo applicare ancora meglio a Dio. Dio ogni tanto ci chiama e ci dice: lascia stare certe cose, fai come ti dico io.
Se ci fidiamo, senz'altro avremo anche noi il nostro successo, anche se adesso ci costa sacrificio. E allora domandiamoci, quando noi facciamo delle scelte, ci mettiamo sempre dentro la volontà di Dio? Che la volontà di Dio è il nostro bene e il bene degli altri. E costerà sacrificio, il Signore non ci farà mai fare la vita comoda, però se noi seguiamo il Signore, senz'altro avremo il nostro futuro assicurato. Noi vediamo come i santi che si sono fidati di Dio hanno accettato di seguire la vocazione che il Signore affidava loro, alla quale il Signore li aveva chiamati e hanno fatto del bene immenso. Qui a Torino ricordiamo Don Bosco. Don Bosco era un genio, aveva delle doti straordinarie. Se lui avesse fatto carriera, poteva diventare professore, poteva diventare un personaggio straordinario, avrebbe fatto una bella vita, avrebbe guadagnato bene, perché lui veniva da una famiglia povera, avrebbe mantenuto bene anche sua madre. Ma lui ha visto i giovani che avevano bisogno, ha capito che il Signore lo chiamava a spendere la sua vita per loro e ha speso veramente la vita con tanti sacrifici. Dicono che Don Bosco è morto sfinito dalla fatica, e quando gli dicevano di riposare un po', e lui diceva ci riposeremo in paradiso, ed è andato avanti così. Allora guardiamoci un po' anche noi, qui in Quaresima siamo invitati a fare un po' i conti con noi stessi. Quali sono i traguardi che voglio raggiungere nella mia vita? Beh, i traguardi terreni non dipendono completamente da me, ma come comportarmi in queste situazioni, quello sì, quello dipende da me. Vado avanti con le mie idee, mi faccio guidare dal mio naso soltanto, o mi faccio guidare dalla parola del Signore, anche se mi costerà sacrificio? Ecco, questa domanda la dobbiamo fare tante volte. E anche quando andiamo a confessarci, non diciamo solo gli sbagli che abbiamo fatto, domandiamoci, ma io ho in mente la parola di Dio, conosco cosa mi chiede il Signore nella mia vita, so come fare a comportarmi nella situazione, in famiglia, al lavoro, negli impegni che il Signore mi ha dato, che la società chiede da me. Faccio bene le mie cose oppure ogni tanto me la prendo comoda, sono un pigrone, prego poco così non ho la grazia di Dio che mi aiuti a far bene il mio dovere. Ecco, invochiamo l'intercessione della Madonna. Ecco, ricordiamo che anche la Madonna ha rinunciato a tutti i suoi progetti per fare solo la volontà di Dio. E durante la sua vita la Madonna non ha raggiunto il successo. È sempre stata una donna qualsiasi. Il successo la Madonna l'ha raggiunto dopo, assunta in cielo. E quanto bene continua a fare la Madonna con la sua intercessione.